Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della serie dei topi di biblioteca che è stata creata, vi ricordo, da Shanti Leaves. Vi anticipo subito che questo sarà l'ultimo video per questa serie, in collaborazione, diciamo così, con Shanti. In ogni caso però a me piacerebbe continuare questa serie, magari non con appuntamenti fissi, in maniera un pochino più, tra virgolette, casuale, con appunto recensendo i libri che leggo. In ogni caso vi invito ad iscrivervi al canale in maniera tale da non perdervi le prossime puntate di questa serie e anche gli altri miei video, ovviamente. Un'altra piccola comunicazione che voglio dirvi è che sto partecipando ad un concorso che nel caso fossi selezionata mi permetterebbe di andare in Thailandia per circa 3 settimane, se non ricordo male. Però per vincerlo ho bisogno dei vostri voti. Quindi in descrizione il primo link che troverete è quello appunto che vi porta alla votazione. Io ci spero e ci conto tanto, quindi aspetto i vostri voti. Dovete iscrivervi al sito, però potete farlo molto semplicemente tramite uno dei vostri social network, mi pare che vi permetta Facebook, Twitter e anche Google Plus se ce l'avete, quindi potete farlo semplicemente, basta spuntare il primo quadratino, gli altri due potete lasciarli in bianco in maniera tale da non ricevere email pubblicitarie di nessun tipo, in modo tale da non avere noie di questo genere. Io aspetto i vostri voti e appunto ovviamente voi verrete con me con i miei video, quindi a maggior ragione se mi votate iscrivetevi anche al canale, perché se dovessi vincere avrete i video dalla Thailandia. Bando alle ciance quindi e cominciamo subito con la recensione del libro di oggi, che è Harry Potter e la maledizione dell'erede. Piccola precisazione, non è un romanzo, ma è il testo teatrale, faccio vedere, non so quanto possa essere a fuoco, ma vi faccio appunto vedere che appunto si tratta del testo teatrale e non del romanzo, che è stato scritto da un'idea, diciamo, della famosissima ormai J.K. Rowling, in collaborazione con John Tiffany e Jack Thorne, per avere appunto una rappresentazione teatrale che racconta l'ottavo capitolo della saga del famoso mago Harry Potter. La vicenda si apre subito sul dove l'abbiamo lasciata, quindi sul binario 9 3 quarti con la famiglia Potter che sta accompagnando i due figli maggiori, James e Albus, a prendere il loro treno per Hogwarts. Il protagonista di questa storia però non è Harry Potter, ma il suo secondo genito, Albus Severus, che dovrà fare i conti con il cognome particolarmente pesante che porta, e anche con il continuo confronto con il padre, con cui peraltro non ha per niente un buonissimo rapporto, anzi, cioè, sono molte difficoltà, molte incomprensioni, eccetera, eccetera. Harry non è un buon padre, Albus è molto lontano dall'essere un buon figlio per Harry. Lui per l'appunto diventerà un serpeverde, quindi diciamo la pecora nera della famiglia, e appunto diventerà anche il miglior amico del figlio di Draco, Scorpius. Da questo per appunto si svilupperanno tutta una serie di eventi che hanno a che fare sia con il futuro che col passato, quindi varie linee temporali che potrebbero, vari universi possibili, diciamo così, che appunto potrebbero portare anche ad un finale veramente catastrofico. Non vi svelo di più, ovviamente, per non farvi spoiler come al solito, quindi vi dico subito che io ho trovato la lettura comunque sia scorrevole, anche se non sono una grande amante della lettura di testi teatrali. In ogni caso mi è sembrata una trama molto scontata, diciamo che è come se fosse un seguito un pochino forzato, una sorta di minestra troppo riscaldata che appunto non piace più, forse sono io che sono cresciuta, ma in ogni caso vi dico appunto non l'ho trovato particolarmente entusiasmante, anche se comunque sia mi è piaciuto ritrovare gli eroi della mia adolescenza che appunto mi hanno accompagnato nelle varie tappe dalla terza media fino alla quasi quinta superiore. Un'altra cosa che ho trovato cercando di restringere è un problema che ho riscontrato appunto leggendo la traduzione italiana, che è quello che per me almeno, avendo appunto letto
tutti i libri in italiano, e anche questo un difetto un pochino difficile da mandare giù, il fatto che alcuni nomi non sono tradotti, quindi leggendo mi sono chiesta ma chi diavolo è Neville Longbottom, oppure chi, che diavolo di casa è Tasso Frasso, perché non erano tradotti come sono abituata a leggerli io, quindi è un mistero questa cosa, perché appunto alcuni nomi tipo Silente è tradotto Silente, ma altri nomi appunto Neville o la McGranit, che conosciamo come McGranit, non è tradotta dall'inglese, Tasso Frasso, che non si capisce da dove diavolo esca, almeno per quanto mi riguarda, l'ho trovato molto molto fastidioso. Fatemi sapere se anche voi avete avuto questo problema o se sono io che sono strana. Per concludere vi leggo prima di tutto una delle citazioni che mi è rimasta un pochino impressa, se la trovo. La verità è una cosa meravigliosa e terribile, e per questo va trattata con grande cautela. Per concludere vi dico che comunque sia non è un libro brutto, è semplicemente mediocre, quindi il mio voto finale per questo libro è 6 su 10. Io appunto, con questo appunto ho concluso questa recensione, ci vedremo probabilmente con il nuovo anno, con un nuovo top di biblioteca, in questo caso non in collaborazione con Shanti, ma semplicemente mio. Io appunto vi invito a iscrivervi al canale per questo motivo e anche ad andarmi, come vi dicevo prima, a votarmi per appunto il concorso per mandarmi in Thailandia, vedete un po' fino al 22 di novembre, se non ricordo male. E appunto in descrizione, oltre al link per votare in Thailandia, trovate i link a tutti i miei social, quindi potete seguirmi. Se il video vi è piaciuto potete lasciarmi un bel like e magari anche condividerlo con i vostri amici che sono super fan di Harry Potter come me, che magari vogliono leggersi e farsi un'idea del libro. Vi ricordo anche che potete lasciare un commento, magari mi dite cosa ne pensate voi del libro, se l'avete letto, oppure per avere chiarimenti su quello che penso io, visto che comunque non posso dire troppo nel video, altrimenti diventa lunghissimo e pieno di spoiler. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!